A chiusura della conferenza abbiamo un gradito e illustre ospite che interverrà, il professor Ivano Spano, titolare della cattedra di sociologia dell'Università di Padova, commissario straordinario dell'Istituto Statale per Sordi del MIUR. Grazie. Intanto un saluto a tutti voi e veramente un particolare ringraziamento alla nostra Presidente di pensare oltre, perché da tutti credo, e io sono dentro questo tutti, occasione di riprendere in mano un'antica arte che è quella di pensare, come dico io e qualche d'un altro, anche di pensare il pensiero, ossia di, no, un andare oltre a quelle che sono le convinzioni, gli schemi, i paradigmi costituiti e considerati magari normali. Quindi io sono abbastanza giovane a questi incontri con Pensare Oltre, però c'è sempre qualche cosa che si porta a casa, ovvero un insieme di suggestioni, non di comandamenti, no, ma di punti di vista. Di un punto di vista che deangola un po', no, la prospettiva di analisi della realtà e dei processi che ognuno di noi, di cui ognuno di noi partecipa, con un'ottica privilegiata, un focus sulla problematica dell'infanzia. Potremmo dire che oggi, più che di occuparci di infanzia, ci stiamo occupando di amministrazione dell'infanzia. Che non è la stessa cosa. L'amministrazione è un gesto convenzionale, a volte buono, a volte meno buono, così come l'amministrazione del nostro Stato, per esempio, ha portato a una situazione di crisi perenne che ha un'origine più recente, ma negli anni 70, nei primi anni 70, ed è difficile pensare se ne possa uscire in termini così medio-brevi dal punto di vista temporale. Pensare all'infanzia come amministrazione dell'infanzia e non capire i significati dell'infanzia stessa, oltre che mortificare il soggetto umano allo stato nascente, ma questa è drammatica come modalità, cioè dire sarebbe come potare una piantina che sta per nascere, per raddrizzarla oranzitempo e per regolarla in una, si potrebbe dire, in un'equazione che oggi è stonata, e per quello forse anche Elisabetta Almiato non amava la matematica. Cioè un'equazione da cui lei, raccontando se stessa, ma al di là della così, messa in evidenza della sua storia, ma cogliendone i significati, ha individuato in una equazione piuttosto tragica oggi, quello per cui stiamo riducendo la biografia a biologia. Questo è un tema sconvolgente, no? Poi la medicina è principe, perde di vista il soggetto, la sua storia, meravigliosamente lo dice questo grande scienziato, ormai scomparso da più di 10 anni, Michel Foucault, nella Nascita della clinica, dove dice che il soggetto è perso all'interno dell'approccio clinico, al più è visto come un leggio su cui leggere un testo che, no, la sintomatologia, la sua malattia e la sua storia è storia non del soggetto, ma è anamnesi, è storia della malattia stessa. Ecco, questa equazione è drammatica. Ridurre la biografia a biologia e rientrare in un ordine che, come è stato detto dai relatori, in qualche modo porta ad imbalsamare la realtà, a normalizzarla. Cioè, quello che oggi la cultura dominante, ma non è certo quella con la C maiuscola, ma è quella dei media, è quella del mercato, no? È quella del marketing tendenzialmente ci fornisce, no? È una cultura che ha perso di vista i significati del mondo. Ma ritornando alle suggestioni, quindi anche al disordine mentale che
provocano, almeno in me, io mi sto pronunciando per un meccanismo che definirei fuga di idee, andare così un po' a perdersi dentro il pensiero, che però è un sintomo di schizofrenia, quindi un po' di psicosi, almeno allo stato nascente. E in questa fuga di idee mi piacerebbe dire che matematica è una cosa semplice, se si coglie un significato profondo, che oggi sta emergendo, almeno qui c'è un matematico alla mia destra, quindi non vorrei... Due, anche lui, mamma. Sono in una parrocchia un po' che non mi appartiene molto, ma da quello che so io, un algoritmo matematico non è solo legittimato e quindi validato perché logico. Poi qui c'è una diatriba antica, se viene prima la logica e la matematica, se la matematica che fonda la logica o viceversa, la logica e la matematica, ma si dice che un algoritmo è valido perché è bello. Se avete in mente l'equazione della relatività generale di la relatività di Einstein è uguale a m a scanso di una costante, velocità della luce al quadrato, energia uguale materia, non è logico, è metalogico, ma è bello, è come dire corpo e, io non dico mente, dico psiche, sono aspetti della stessa realtà, è il principio di complementarietà di Bohr, che dice che materia e energia altro non sono che espressione dello stesso processo. Ecco, allora è necessario riappropriarci dei significati della realtà, cosa che sta sfuggendo al contesto scolastico, che della realtà si appropria magari la tecnologia oggi vincente, la metodologia che sembra poter bypassare, no, delle difficoltà di apprendimento, ma che di fatto, non cogliendo i significati profondi di quello che è la scuola, che è il territorio della scuola, che prima di tutto è un territorio di relazione, oggi scomparsa dalla scuola. Io, essendo anche un sociologo, faccio un po' di ricerche, dicono che anche sono bravo a farle, e proprio perché sono bravo e le ricerche sono importanti, non vengono pubblicate, ho fatto una... altrimenti porterebbero un pochettino di, chiamiamolo, disordine rispetto all'ordine costituito. Abbiamo indagato di recente sul campioncino che nemmeno il nostro istituto centrale di statistica, l'Istat, utilizza per le ricerche in ambito nazionale. Fate conto, i campioni normalmente sono sui 2.000-2.500 soggetti, quando va bene. Noi abbiamo incontrato 7.000 studenti della scuola superiore, quindi giovani, dai 14 anni ai 20 circa, e queste ricerche non sono apparse tranne sul mio libro, dove le ho oggettivamente stampate perché rimangono alla storia. E vediamo che la realtà, la condizione del giovane oggi, ma anche del bambino, anche lì abbiamo fatto ricerche importanti, è assolutamente, come dire, non considerata dall'establishment, dalle istituzioni, dalla cultura, tantomeno dalla scuola. L'altra volta si è parlato della buona scuola in una recente assemblea, convegno alla LUMSA di Roma, che è l'Università del Vaticano, ecco, per stare nel tema prima accennato da Pirera. Un personaggio interessante, il segretario nazionale della C-Scuola, un sindacalista quindi, però esperto di scuola e probabilmente onesto, ebbe a dire, questa cosa ve la dico con grande enfasi, che più che della buona scuola, questa è una scuola alla buona. E mi pare esatto questo tipo di valutazione che emerge. Una scuola... simpatica la cosa, una scuola alla buona che non tiene conto di moltissime cose e di un fatto fondamentale. Poi con la nostra presidente saremo venerdì
prossimo è sabato in convegno insieme a Cagliari e parleremo della buona scuola, ovvero della scuola alla buona, no? Per raddrizzare le vie del Signore, probabilmente, speriamo. Ma c'è un tema che vi offro solo con una battuta. Cioè, la scuola ha come compito fondamentale, ma questo è tutta la pedagogia ancora esistente, perché abbiamo fatto anche, no, una, come dire, terra bruciata intorno alla pedagogia, non ne vogliamo neanche parlare né sapere, ma parlo di Howard Gardner, Educare al comprendere, la sua opera fondamentale. Affermano i pedagogisti che il primo obiettivo della scuola è la costruzione della identità del soggetto. Ecco, qui si parla di un soggetto non tanto da plasmare, quanto da accompagnare, no, nella sua avventura di soggetto vivente, cioè metterlo in una condizione, no, di riappropriarsi della sua stessa natura. Qui il teatro sì che ci insegna. Sì, riflettevo un po', perché sapevo che c'erano dei grandi saggi venendo da Padova a qui, al teatro, alla maschera, eccetera. E dato che sono anche un po' junghiano di formazione psicanalitica, Jung parla della persona dicendo che la persona è la maschera, cioè quella modalità attraverso cui il soggetto si vuole rapportare con l'altro da sé, e attraverso questa modalità che vuole essere riconosciuto, non attraverso la definizione che l'altro dà del bambino, quell'ordine che viene imposto, quella metodologia di apprendimento. Faceva bene Elisabetta a dire che si deve vedere quel bambino, non un bambino astratto, no? Ma il singolo soggetto, che noi non dobbiamo formare nel senso di dar forma, ma dobbiamo metterlo in grado di essere lui il protagonista della sua vita. Forse è la vita che va reintrodotta nella scuola, e i tempi della vita che devono essere i tempi dell'apprendimento. Rispetto alle altre suggestioni, diceva Elisabetta, l'arte dissipa la scena dei disturbi. Quanto devo parlare? Finito, 2 minuti è finito. 2 minuti. Non per noi, ma perché loro poi chiudono il Mamma castello, mia. Cioè, abbiamo anche un altro ospite, siamo certo. Pieni di sorprese. Beh, allora velocemente traduco in flash le suggestioni. L'arte dissipa la scena dei disturbi. Sì, perché l'arte, ricordo una definizione del grande Heidegger, l'arte è la trasfigurazione dell'unità mitica del mondo, cioè del micro-macrocosmo, di questo essere tutt'uno con la realtà. Ma questo è fondamentale. Paul Klee dice: dipingo mondi possibili. Ecco, questa è l'arte che va al di là, no? Del singolo dato, della singola proposta metodologica, ma mette religiosamente il soggetto in comunicazione con tutto se stesso. Ecco perché la musica è il linguaggio universale, non è solo universale. Se ci pensiamo, e forse ce lo facciamo sfuggire questo pensiero, è anche la modalità che indica l'origine dell'uomo e della realtà. Il Big Bang si chiama così, non Big Light, non è una grande luce, è un grande suono. È dal suono che nasce la realtà, ma ce lo dice anche, e qui era sottinteso all'interno delle parole di Pereira, ce lo dice sempre Jung, dice: la musica promana dall'inconscio e si rivolge all'inconscio. Quindi è una parte fondante il soggetto umano, e quindi è quella modalità dinamica attraverso cui, no, la vita si ripresenta sempre a se stessa. Poi Facchinelli è stato importante a darci alcune suggestioni. Volevo riprenderne una o due. Uno è il discorso sull'anoressia. L'anoressia è il teatro che può essere una palestra importante, no? Per questo soggetto. Io non ritengo l'anoressia una patologia. E lo dico perché non lo ritengo.
Ritengo l'anoressia un viaggio del soggetto alla ricerca di sé. Ci sono due bellissime affermazioni che vi volevo ricordare. Una di Simone Weil, grande anoressica, che dice: stanotte non riesco a digerire la mia esistenza. E quell'altro è di un santo, ed è il Vangelo di Giovanni, che dice, e questa è la strategia terapeutica, se si può definire tale: procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura la vita eterna. L'anoressica non ha bisogno di pasta asciutta, che le piace, tra l'altro le anoressiche hanno fame, ma ha bisogno appunto di ritrovare se stessa, di riconciliarsi con non quell'immagine che la società proietta su di lei, magari attraverso anche una madre coscienziosa, tra virgolette, nei termini normali, no? Attenta probabilmente, operosa, ma che non permette al soggetto di poter passare da una, e qui la scuola dovrebbe essere principe, da una condizione di soggetto normato a una condizione di soggetto normativo. Questo è il dramma anche della nostra cultura e dei nostri processi, che la scuola, ma dalla materna all'università, non sono in grado ancora di trasformare. Questo passaggio da una dipendenza a una autonomia, autonomos, la capacità di essere produttore delle leggi, anche il gioco ha finito per perdere questa caratteristica. Se voi leggeste il grande psicologo russo Lev Vygotsky, Vygotsky dice che il gioco ha proprio questo come caratteristica, quello di portare il ragazzo, il bambino, a iniziare a possedere una capacità regolativa. Pensate ai vostri giochi, ai giochi di un tempo, non a quelli, no, pilotati dai vari meccanismi. Questi sono meccanismi di morte, sono meccanismi di violenza inaudita sul soggetto umano, perché regolano il comportamento, non permettono al comportamento di essere autoregolativo. Il soggetto è passivo. Se voi vedete come io osservo un bambino giocare, è un atteggiamento psicotico. Il soggetto e l'oggetto sono la stessa cosa, sono un tutt'uno, non separabile. Ma il soggetto è un soggetto riflessivo, è quello che porta l'oggetto fuori da sé, e portandolo fuori lo vede, lo capisce, lo comprende, lo può affrontare anche criticamente. Oggi noi mettiamo il soggetto invece dentro una situazione di essere tutt'uno. Bene, allora, detto questo, credo che conviene chiudere, perché sennò la Presidente vi toglie senz'altro bonariamente la parola. Un'ultima affermazione legata al fatto, come diceva Facchinelli, della questa cultura che poi il teatro pone in essere, chiudo, si regge su tre, no, parole d'ordine: progettualità, ritualità, socializzazione. Beh, oggi di progettualità, nonostante che sia una parola abusata, c'è poco, a mio avviso. Più che di progettualità, pensatela anche in politica, per esempio, che forse l'esemplificazione più evidente. Non ci sono più progetti, ci sono programmi. C'è una differenza sostanziale tra le due dimensioni. Il progetto è un'altra cosa, è quello che dà il corpo, e forse per questo Elisabetta si è salvata, non più la sua dimensione, come diceva la filosofia fenomenologica, Husserl, non Husserl perché è tedesco Husserl, quindi il corpo, la dimensione fisica, biologica, ma la fenomenologia, se poi leggeste Merleau-Ponty, ma anche il nostro Umberto Galimberti, che ha scritto un testo molto interessante, Il corpo, per i tipi di Feltrinelli, il corpo è esprimibile come corper, la fisicità, il dato biologico, ma soprattutto come Leib, corpo vissuto, che vuol dire la proiezione, la progettazione del soggetto nel mondo. Questo è il corpo. La riduzione del corpo vissuto a corpo biologico è ciò che questa maldestra, a mio avviso, medicina ha confezionato e ha prodotto come paradigma culturale. Ecco, oggi manca questa proiezione, ecco, non c'è proiezione. Questa vita, di questa vita e di questi poteri c'è solo conservazione.
Quindi c'è uno status quo che vuole essere mantenuto e vuole durare probabilmente per l'identità. Volevo chiudere, ma l'ho già fatto, con la frase invece di questo artista, Paul Klee, che comunque va bene rinnovarla: dipingiamo insieme e con i bambini mondi possibili, ed è questo credo che sia, no, la mission fondamentale di chi vuole pensare oltre. Grazie.